Secondo derby interno stagionale per gli uomini di Olivieri. L'obiettivo è non perdere di vista il duo in fuga contro un avversario che ha voglia di risalire la china. C'è di fare tutta attenzione il cost to cost di Reino. Palla in mezzo e l'autogol di Rossa porta in vantaggio il Futsal Bitonto a Torre Maggiore. Spazio Pineiro, carica il mancino, palla ad un soffio a lato. Tarantino perde palla in favore di Pineiro. La palla di mezzo metro fuori alla destra di Maggiolini. Altri aggiornamenti, bella giocata da parte di Mura. Appena entrato, sfiora l'1-1. La pressione di Pineiro che li ruba palla a Pineiro. Palla in mezzo! È incredibile, azione fallita dal Torre Maggiore, determinante Rafinha. Palla per Pineiro, in mezzo per Heredia, lo scarico per Pineiro, palo! Lo aspetta Rafinha, discippa il pallone Pineiro, palo sul secondo palo! Bruno Rossa rimedia l'autogol, siglando la rete dell'1-1. Juan Cruz, bella palla per Mura, e poi c'è il salvataggio determinante a porta sguarnita da parte di Acquafredda. Di prima intenzione in avanti per Tarantino che fa sportellate con Juan Cruz, poi l'uscita su Fiotta e la rete di Tarantino. Nuovo vantaggio Futsal Bitonto tra le proteste del Torre Maggiore. E 30 secondi ancora da giocare. Mura! Antonio Mura! Missile terra-aria sotto la traversa. Subito 2-2 Torre Maggiore. Ah, questo match. Ancora Mura, ottimo il controllo, Mura! Che gol di Mura! Doppietta del numero 2 del Torre Maggiore che porta avanti i foggiani. Può fare danni, Heredia poi prova l'Eurogol. Pineiro per poco non ci riesce. Quella con il fallo laterale che chiama schemi diversi. Attenzione, c'è spazio per Dudu. Abbranca il pallone, Fiotta. Pareggio giunto, attenzione il tiro di Tarantino, per poco non arriva la rete del 3-3. Riparte palapiede Dudu, apertura per Reino, triangolazione ancora Dudu di punta, straordinario l'intervento di Fiotta. Poche azioni scorrette da una parte e dall'altra, adesso ci prova Pineiro, 3-1, Orlino trattenuto da Mura, tutto regolare, ancora Pineiro, questa volta in superiorità numerica del Torre Maggiore. Heredia all'indietro per Pineiro, Nicola Pineiro, l'argentino porta sul 4-2 il Torre Maggiore. Tunnel danni di Rossa, poi la palla per Tarantino centralmente, Tarantino ancora una volta in spaccata, Fiotta determinante. 2-2 Heredia, palla per Pineiro, Pineiro nell'area di rigore, Pineiro finezza a porta sguarnita sulla linea, determinante Rafinha. Pineiro con il piattone, altrettanto fa Maggiolini. Acquafredda, palla per Dudu, a spazio Dudu, il tiro morbido, la palla fuori, che per poco non recupera palla, Reino vince un contrasto, il tiro e il palo esterno di Reino. In inferiorità numerica il Bitonto, ma aspetta, poi arriva Dudu con una puntata che mette in difficoltà Fiotta. Mura a spazio, si invola Mura, il sombrero ed è un gol fantastico di Mura per il 5-2. Non ci crede neanche lui, gioiellino di Mura. Ancora Bitonto in avanti, pallone intercettato da Mura che fa sportellate con Rafinha. Mura recupera palla, Mura e sono quattro di Mura, partita fantascientifica di Mura. Ancora Orlino, non c'è più tempo però, al tenso struttura dalla chiesa il Torre Maggiore supera per 6-2 il Futsal Bitonto.